Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi vado a mostrare i prodotti che ho terminato in questo mese, appunto di marzo. È stato un mese, come potete immaginare, molto casalingo, ovviamente, soprattutto a partire, credo, dall'8 marzo. Da noi in Sicilia si è partita un po' dopo la quarantena. Nulla, quindi cosa ho finito in questo mese, se così si può dire, di inizio primavera barra di quarantena? Allora, i prodotti non sono tantissimi, ovviamente io ve lo dico, perché comunque faccio il video ogni mese, quindi comunque in un mese usando questi prodotti prettamente solo io in casa, diciamo che sì, ci mette un po' di tempo a finirli, anche perché ne apro 3-4 insieme, quindi dovete immaginare che apro 2-3 bagnoschiuma, per il momento ne ho per esempio 3, di cui una è una mousse doccia, quindi praticamente non finisco bagnoschiuma, li finisco ogni 2-3 mesi, ma ne finisco uno, ma perché giustamente prendoli tutti insieme, insomma ci tengo a precisare che mi lavo. Così come anche altri prodotti, per esempio delle creme corpo, dei prodotti di skin care, insomma non ho tantissima roba, però sempre 2-3 prodotti insieme li apro, e non sono una che spreca i prodotti, ma che li finisce realmente. Ok, primo prodotto, provo a seguire un filo. Questo è il latte detergente della Sien, che si trova alla Lidl, appunto. Questo dice che è per tutti i tipi di pelle, che pulisce, nutre, idratante, una cosa del genere, perché è scritto in inglese, quindi con fiori di loto e silk, sarebbe seta, credo. Quindi è un latte detergente che sarebbe delicato. Ah, qui c'è pure un po' di latte detergente, se volete vederlo. Allora, ha un ottimo profumo, un po' fortino, quindi diciamo che se non piace non credo che faccia tanto piacere, anche perché si sente parecchio anche sulla pelle. Ah, PS, ho messo il rossetto di We Makeup. Scusate per come l'ho messo, ma ovviamente è un rossetto scuro, quindi sbagliando anche leggermente il bordo fa un po' effetto tipo mascherone, però insomma l'ho messo un po' così alla veloce, perché ho fatto un trucco molto soft giusto per girare dei video, e quindi ho deciso di, insomma, intensificare un po' il tutto con questo rossetto scuro. So che non è molto in tinta con la primavera, cose di questo genere, però io difficilmente ora come ora utilizzo colori chissà quanto primaverili, tipo fucsia rosa. E poi insomma non vado, cioè mi piace il tema primavera, i colori e tutto, viene voglia di colori, però non sono una proprio prettamente stagionale, cioè nel senso, se ho voglia di mettermi rossetto nero tipo a giugno o maggio lo faccio, non è che perché è primavera, oppure lo uso solo ad ottobre o novembre, no. Quindi, breve premessa, questo è il numero 28 se non mi sbaglio, uno di quei bordeaux proprio intensi, in caso se dovessi essermi sbagliata ve lo appunto sotto. Comunque, questo latte detergente mi è piaciuto abbastanza, anche se non credo di ricomprarlo, perché sebbene comunque vada a pulire e non mi abbia creato irritazioni, diciamo secondo me è un po', cioè mi ha stancato proprio usare il latte detergente, non ho intenzione quindi di comprare nessun latte detergente, almeno per il momento, perché comunque ho capito con l'esperienza, diciamo se così si può dire, che mi piace prettamente più struccarmi con l'acqua micellare o con una salvietta o con l'acqua micellare bifasica, comunque uno struccante bifasico. Però preferisco questa tipologia di struccanti a questi, per il momento. Poi non so ovviamente se proverò qualcos'altro. Questo lo comprai in realtà almeno un anno fa, poi ovviamente ho utilizzato tanti altri prodotti, tra cui anche l'acqua micellare di Garnier, quella bifasica di Garnier, il bifasico di Nivea di Garnier, che è anche di L'Oreal, che prettamente usavo di più, anche perché questo comunque non ci vado a struccare tipo il mascara, i rossetti di non mi ha creato problemi, irritazioni, nulla, e costava veramente poco, comunque di facile reperibilità, perché comunque alla Lidl si trova sempre. Se voi amate il latte detergente per detergere il viso o per struccare, sicuramente ve lo consiglio. Se non l'avete provato, diciamo che provatelo, perché costa sulle 2 euro, 2 euro e qualcosa. E comunque terminato è un detergente intimo della Dermomed, su questo poco da dire, intimo, pH 5.5, testato con mimosa, comunque ha un buon inci, devo dire. Ah,
anche un buon profumo, sono 300 ml, ma dura molto perché la forma è un po' in gel. Quindi, siccome non amo, cioè io amo comprare comunque creme corpo, bagnoschiuma, profumi, trucchi, prodotti per la skincare, però non amo particolarmente, ecco, comprare i detergenti intimi, per me sono un po' come i dentifrici, cioè diciamo sono quei prodotti che un po' due volte al giorno, ne uso tipo diciamo una noce di prodotto piccola, solamente un pump. Comunque a me 2 o 3 mesi se li fa, usandolo solo io nel mio bagno. Quindi comunque costa davvero poco, insomma io ve lo consiglio se non avete problemi specifici. Tornando alla skincare, ho finito anche questa maschera, è una di quelle maschere di Garnier in 15 minuti. Allora, questa maschera mi è piaciuta, realmente va ad ammorbidire la pelle, a purificare, cioè comunque fa il suo effetto, non è che quando la tolgo divento un'altra persona, però comunque quel che deve fare fa, mi piace. Mi piacciono molto a me queste maschere, diciamo così, però devo dire che penso sempre la stessa cosa. Comunque il rapporto qualità-prezzo e quantità secondo me non è dei migliori. Penso che trovandole tra l'euro e l'euro e 50 continuerò a prenderle o se trovo delle offerte particolari. Però per me rimane una tantum, diciamo, tipo una maschera a settimana, ecco. Comunque nel mese ne compro 3-4 e basta, non ne compro 800 miliardi. Secondo me queste maschere in tessuto comunque sono un po' uno spreco e anche perché poi rimane tutto questo prodotto che però non riesco comunque ad usare. Però in una maschera sola per un utilizzo solo 10 euro mi sembra veramente eccessiva, a questo punto mi compro il tubo da 100-200 ml, scusatemi tanto. Poi, altro prodotto per la skincare è questo contorno occhi di Equilibra, l'olio di argan. Io mi sono trovata molto bene, non so se ora ne uscirà un po', e infatti ne è uscito un po'. No, non lo voglio andare a buttare, però vabbè. Allora, questo in realtà non mi prendete per una bugiarda, vedete che è tutto finito, al massimo ce n'è uno o due pump che proverò comunque fino all'ultimo ad utilizzare, non so neanche se lo vado a tagliare, anche perché non ho altri contorni occhi e sinceramente non mi va di andare al supermercato o in un casalinghi solo per comprare un contorno occhi, aspetterò che mi finiscano più prodotti essenziali e poi direttamente andrò oppure direttamente lo comprerò in un supermercato quando faccio la spesa alimentare. Allora, io mi sono trovata bene, io tendo sempre a voler cambiare, quindi vorrei provare qualcosa di nuovo, però se dovessi per esempio trovarmi in un supermercato e trovare con prezzo abbordabile solo questo o comunque solo questo ed altri che magari mi piacciono di meno, sinceramente lo prenderei. Quindi, perché a me comunque andava ad idratare, io non ho un contorno. Minuti non mette. Altro prodotto è questo, di cui vi ho fatto un video proprio apposito per vedere l'effetto. Allora, devo dire che sarò breve visto che ho fatto un video specifico. Sono intanto i patch per il contorno occhi di Garnier, sono con arancia, succo d'arancia e contengono acido ialuronico, sono con un effetto ghiaccio qui dice e dice che riduce le borse, le occhiaie e che va comunque in generale a idratare. Sono appunto secondo me abbastanza buoni, nel senso che comunque vanno secondo me a idratare sì, perché sentivo comunque il contorno occhi più morbido, idratato, vanno comunque a dissetare insomma un po' la pelle del contorno occhi e poi altra cosa che mi piace è il fatto che in effetti sgonfiano un po' la zona, rinfrescano anche un po' lo sguardo col fatto che vanno a idratare e a sgonfiare, però sinceramente non ho notato particolari effetti sulle occhiaie. Questo tra l'altro costa di più della maschera viso e siamo sempre lì un utilizzo, cioè questo costa tipo tra le 2 euro e le 2,50 euro, non ricordo esattamente, scusatemi, quindi sinceramente non sono tanto convinta se riprenderlo o meno.
Forse proverò l'altra versione o qualche altro marchio se lo trovo. Poi altro prodotto finito è questa crema per le mani, si chiama Patchouli e l'ho comprata da OVS ai tempi che furono, che potevamo uscire. Quanti bei ricordi! Sono 30 ml. Questa praticamente è una crema mani che mi piace abbastanza, però devo dire la verità, è prettamente una crema profumata perché sebbene momentaneamente vada a lisciare comunque la pelle, non è una di quelle creme proprio extra idratanti, cioè se avete comunque una pelle che si irrita degli spacchi e delle mani particolarmente secche, ecco, io non punterei su questo, punterei su qualcosa o di biologico, naturale, magari proprio a base burro karité, oppure qualcosa da farmacia, ecco, non punterei su questa, però è buona perché è comunque una cremina che momentaneamente fa il suo effetto, cioè liscia le mani e poi praticamente è molto profumata. Di questo non so se ricordate, ve ne ho parlato diverse volte, ho anche il profumino perché era un pack che ho comprato sulle 8-9 euro da OVS della Shaka e c'era praticamente la cremina mani da 30 ml e il profumino tipo da 10-15 ml, comunque il profumino piccolo. Erano delle confezioni, diciamo, regalo, credo natalizie, che poi sono andate forse in saldo addirittura. Queste però si trovano sempre, io ho visto che ci sono altre fragranze tipo. Prima che vi rubo troppo tempo, questo è l'olio di mandorle dolci dell'Equilibra. Questo è un ottimo olio, è puro, sono 250 ml, ha sempre un rapporto buono qualità e prezzo, secondo me, perché comunque è naturale. Devo dire che mi è piaciuto, questo io lo uso come idratante nelle zone soprattutto critiche perché è anche antismagliatura. O come idratante normale, si può usare anche come struccante, infatti quando mi è finito qualche volta magari il bifasico ho tranquillamente tolto il mascara con quest'olio, oppure i rossetti, quelli liquidi che non si tolgono neanche con le cannonate, con questo vanno via. Si può usare anche sui capelli perfettamente, sì, come mo' di impacco idratante, pre-shampoo, o anche qualche goccia prima di asciugare proprio i capelli. Certo, ho dei prodotti magari specifici per i capelli, però se mi trovo in casa con questo e non ho prodotti particolari, diciamo, ecco, si può tranquillamente utilizzare. È inodore, quindi a me non fa impazzire l'odore, quello proprio vero e proprio di olio di mandorle dolci. Però comunque non si sente più tanto, si sente giusto nel momento in cui aprite la boccettina e lo spalmate, poi praticamente una volta steso non rilascia un profumo. È molto unto ovviamente, quindi vi lascia sicuramente una sensazione bella in bocca. Poi ho tre prodotti di make-up che però non vi faccio vedere, mi sa, perché voglio fare una sorta di decluttering, in quanto ho trovato, ovviamente in questi giorni che abbiamo tutti più tempo, ho trovato dei prodotti che sono un pochino andati, sono andati nel senso che sono un po' andati a male, quindi di conseguenza vi dico la verità, diciamo ci sono delle cose purtroppo da buttare, alcune cose anche non per colpa mia. Infatti li guardo un po' qua e un po' là. Vi saluto e vi mando un bacio. Alla